Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno, buona domenica, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Abbiate Grasso, per questo mi scappa la diretta domenicale. Come vedete, infatti, sono a casa e poi non è al solito al mattino quando vado in ufficio. Bene, allora cercherò di essere veloce perché ho tante cose da dirvi e vorrei provare anche a fare un tutorial per come aprire un Hangout, visto che in molti me lo chiedono. Allora, però parliamo prima delle quirinarie, che è un tema molto importante. Ieri eravamo, diciamo, siamo rimasti in tanti, molto allibiti per il risultato, che è stato mostrato sul blog di Beppe Grillo. In effetti, aver mostrato i dati presentando le 10 persone in ordine puramente alfabetico, sicuramente è stata una cosa che, diciamo, ha fatto preoccupare molti. Quando invece poi si va a capire, a pensare come sono stati distribuiti i voti, si capisce che in effetti non c'è molto da preoccuparsi, anche se comunque mi piacerebbe veramente conoscere chi sono coloro che hanno votato Prodi e Bonino. Allora, qualcuno ha lanciato su Facebook, sulla pagina Camera 5 Stelle, questa pagina qui, ha lanciato su Facebook, un sondaggio che vi vado a mostrare in dettaglio. Eccolo qui. Da questo sondaggio, analizzandolo, si vede che in effetti non c'è molto da preoccuparsi. Allora, mi dite che si vede a scatti. Bene, spero che migliori. Allora, come vedete, anche qui i nomi sono stati messi in ordine alfabetico, però io ho fatto già un rapido calcolo e ho visto che il numero di preferenze dato finora è 2750. Ok, questa è la somma. Allora, andando a vedere un attimo in dettaglio, Gino Strada, che attualmente è in testa, vedete, ha totalizzato 1023 voti più queste tre qui, quindi diciamo 1025 voti. Anzi, di più, perché in effetti sono 1023 più questi, quindi ho sbagliato un po' i conti, ma comunque non cambia molto la percentuale. Sono di più di 1023, comunque non importa. Allora, se noi andiamo a fare 1020 e 25, io prima ho fatto nel primo calcolo, 1026, ecco, facciamo lo stesso calcolo che ho fatto io, 1026 diviso il totale, che è 2750, fa un bel 37,3%. Vedete? Quindi Gino Strada ha il 37,3% su un totale di 2750, che vuol dire praticamente il 5% di tutti quelli che votano sul blog di Beppe Grillo, perché in totale sono circa 50.000, questi sono più del 5%, quindi già è un campione probabilmente rappresentativo. Bene. Il secondo nella classifica è Ferdinando Imposimato, che ha preso 466 voti più questi, diciamo 476. 476 diviso, ritorno a memoria, i 2750 di prima, fa il 17,3%. Quindi abbiamo detto 33-34% Gino Strada, 17,3% Federico Imposimato. Poi seguito la terza è Milena Gabanelli. Milena Gabanelli ha totalizzato 393 più 10, 493 diviso il totale di 2750 pari al 18%, 17,92, quindi quasi il 18%. Quindi le persone che hanno fatto, cioè i candidati o perlomeno i votati che hanno fatto indignare tutti sono il signor Romano Prodi, che ha preso praticamente 50 preferenze, ecco, 50 diviso, ritorno memoria, è un misero 1,8%, vedete? 1,8%. E la signora Bonino, che ha preso 131 più 3, 134, 134 diviso ritorno memoria, ha preso un 4,8%. Bene,
Quindi, perché tutto questo discorso? Per farvi vedere che alla fine, va bene, ci sono alcuni che hanno votato per Prodi e per Bonino, il 94% dei votanti non si spiega questa cosa, ma rispettiamo il 6% che ha deciso di votare per queste due persone. Ma come vedete, Gino Strada, Ferdinando Imposimato e Milena Gabanelli sono di gran lunga molto, molto più votati. Ecco, subito dopo Gabanelli credo ci sia Stefano Rodotà, che ha comunque un circa 235 voti. 235 diviso il totale fa un 8,5%. Quindi il quarto, che è Stefano Rodotà, comunque stacca di ben 3 punti abbondanti Emma Bonino. Poi vabbè, ci sono anche Giancarlo Caselli, ma ha preso meno di Bonino, Dario Fo, tanto lui non è interessato, ha preso ancora meno. Poi ci sono un po' di voti per Beppe Grillo, il quale non credo sia interessato, comunque insomma si pone in quinta, sesta posizione e così via di seguito. E poi c'è Zagrebeschi, anche lui, che si pone, insomma, sicuramente si pone, vabbè, ha preso stranamente meno voti di Emma Bonino, comunque non importa, sicuramente più voti di Romano Prodi. Bene, questo è il primo argomento. Quindi andiamo avanti. Quindi per quanto riguarda il discorso delle Quirinarie, diciamo che abbiamo detto quello che... No, ecco, no, una cosa importante, vi vorrei mostrare che Giulietto Chiesa, che è il presidente del movimento Alternativa, appoggia Ferdinando Imposimato. Quindi, per coloro che, come me, anch'io al primo turno, ho votato Giulietto Chiesa, sarà contento di sapere che Giulietto Chiesa, non essendo entrato nei primi 10, sportivamente dice: io appoggio Ferdinando Imposimato. Naturalmente, questa è l'opinione di Giulietto Chiesa, che noi rispettiamo. E quindi chi vuole sapere l'idea, l'opinione di Giulietto Chiesa, eccola qui. Giulietto Chiesa spinge per Ferdinando Imposimato. Poi nell'articolo ovviamente dice che a parte Prodi e Bonino, che proprio non apprezza particolarmente, diciamo così, lui dice un giudizio radicalmente negativo. Ecco. Poi per il resto ovviamente parla bene anche di tanti altri candidati. Comunque la sua prima scelta è per Ferdinando Imposimato. Ringraziamo Giulietto Chiesa per aver espresso questa opinione, che è più che condivisibile. Bene, e allora chiudiamo con questo il discorso delle parlamentari, delle Quirinarie. A questo punto una cosa, tutti mi dicevano: Salvo, è pericoloso in macchina fare le dirette con il telefono poggiato sullo sterzo, eccetera. Finalmente oggi, essendo domenica, ho trovato il tempo di farlo, cari amici. Ecco qui, dettagli dell'ordine, vedete, su eBay, vabbè, ho due nuovi messaggi, d'accordo? Ecco, su eBay, ecco la conferma dell'ordine. Gentile Salvo Mandarà, ecco un riepilogo del tuo recente ordine. Ho comprato da una certa ditta qui, questo strumento, vedete? New Windscreen Car Mount Holder Stand for Samsung Galaxy Note 2, eccetera. E l'ho pagato la bellezza di 5 sterline e 40, che in euro fanno 6 e qualcosa, meno di 7 euro. Quindi ho fatto l'ordine, mi verrà consegnato la settimana prossima, quindi spero siate tutti più tranquilli da dopo, da quando rientrerò dal tour in Friuli Venezia Giulia. Potrò usare questo tool, cioè questo praticamente. Questo qui è il pezzo che mi è rimasto da quello che ho modificato per il famoso bastone di Mosè. Benissimo. Che cosa aggiungere ancora? Bene, sì, aggiungo che niente, una nota, visto che qua mi viene in mente, c'ho il mio canale, ecco, sul mio canale YouTube ormai ci stiamo avvicinando alle 10.000 iscrizioni, vedete? 9.960. Quindi vi invito a iscrivervi al canale. Mi farebbe piacere poter festeggiare con voi i 10.000 iscritti. Quindi, se volete iscrivervi, sapete come fare: andate su YouTube, cercate il canale Salvo 5.0, questo qui. Se vi iscrivete, mi fate un favore, se divulgate anche la presenza di questo canale, insomma, l'esistenza di questo canale, sono molto contento. Mi piacerebbe festeggiare i 10.000 iscritti, vediamo quando succederà. Ecco, finora abbiamo 1.360.000 visualizzazioni.
Cosa dire di più? Allora, vi faccio vedere una cosa. Questa è una cosa che non ho mai mostrato, perché era una cosa che custodivo gelosamente, ma oggi l'ho tirato fuori. Questo qui è il mio grande telo. Vedete che grande? È un telo che mi permette di proiettare quasi come un cinema, 120-130 pollici circa. Lo utilizzo insieme a questo qui, che è un videoproiettore. A cosa serve questa roba? Beh, serve per proiettare dei film. Perché c'è tutto questo armamentario pronto? C'è questo armamentario pronto perché stasera guarderò qui, vedete, ci sono anche alcune sedie, guarderò con alcuni amici, qui anche sul divano, guarderò un film e guarderò il film che è uscito in circa 20 sale italiane. Il 10 di aprile, cioè il docufilm sullo Tsunami Tour. Vorrei ringraziare pubblicamente Alessandro Cartosio e Rosario, i due cameraman e direttori della fotografia che hanno fatto le riprese durante tutto il tour, perché oggi mi hanno fatto la bellissima sorpresa di inviarmi il link, ovviamente protetto da password, per poter vedere questo film. Mi perdonerete se Alessandro e Rosario hanno deciso di concedermi questo privilegio, visto che sono uno dei quattro, diciamo, facenti parte, diciamo, del cast di questo film, anche se in effetti è un documentario. Quindi stasera avrò finalmente il piacere di vedere questo film che alcuni di voi hanno visto nelle varie sale dove è stato proiettato. Mi hanno detto Alessandro che entro la fine di aprile dovrebbe uscire il DVD che sarà acquistabile da tutti per poterlo vedere. Io l'ho già visto stamattina in anteprima perché nel momento in cui ho ricevuto il link non sono riuscito ad aspettare stasera, quindi ho fatto una preview, diciamo, stamattina, l'ho visto però piccolino sul computer a 15 pollici, stasera me lo godrò grazie a questo mega schermo a 120 pollici insieme appunto ad Angela e alcuni amici. Bene. Prosperi Andrea sta dicendo che si è iscritto al canale, eravamo in 78, cioè che quando ti sei iscritto al mio canale eravamo in 78. Caspita, quindi sei uno dei primi. Ti ringrazio Andrea per questo. Allora, ecco, a proposito di Andrea, in molti mi chiedono di fare un tutorial su come aprire Hangout e come utilizzarlo. Vediamo quanti minuti ci rimangono. Ahia, 3 minuti. Facciamo una cosa allora, io adesso chiudo, questo mi scappa la diretta. E poi lo riapro per fare in diretta il tutorial su Hangout. Ok? Quindi io adesso vi saluto, chiudo questo mi scappa la diretta e poi apro un'altra diretta di proposito solo per fare il tutorial su come aprire e gestire un Hangout. Aggiungerò questo nuovo video ovviamente alla playlist che qualcuno di voi magari ha visto, dove c'è il tutorial su come aprire un canale Ustream, su come sul bastone, insomma, il bastone di Mosè, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Devo ancora montarlo. Stasera devo fare la valigia e devo anche montare il bastone. Questo è un pezzo. E questo è l'altro pezzo. Ecco, devo montare ancora tutto perché domani sera, domani nel tardo pomeriggio parto per andare in Friuli per il tour. Ecco, mi raccomando, ricordatevi che da martedì a mezzogiorno, con la prima tappa di Zoppola in provincia di Pordenone, parte il tour in Friuli Venezia Giulia. Mi raccomando, vi aspettiamo. Quanto tempo abbiamo? A proposito, ricordatevi anche di iscrivervi su Zello, dove ci sono delle audio chat per poter commentare in diretta le varie dirette, c'è una chat per poter chattare liberamente fra di voi, fra di noi, poi c'è il canale Channel che serve solamente per annunciarvi quando parte una nuova diretta e basta così. Quindi mi raccomando, cercate Zello e iscrivetevi ai canali Salvo 5.0 Channel, Salvo 5.0 Chat. Salvo 5.0 commenta in diretta. Vi aspetto, mi raccomando, siamo già in tanti. Nel canale chat siamo credo 900, 1000, un sacco di gente già iscritta e ci si diverte a chattare audio chat tutti i giorni, tutte le ore. Bene, devo proprio chiudere perché siamo già arrivati a quasi 15 minuti. Allora chiudo e riapro immediatamente per fare un tutorial su come si gestisce l'Hangout. Ci vediamo fra pochissimo. A fra poco, ciao!